Signori e signore, amici e amiche del canale, ben trovati, benvenuti. Ci troviamo con nelle nostre manine Pro Cycling Manager 2023 ed è fortuna voluto dalla versione sotto il mio mezzo busto, lo potete vedere, è una versione pre-release. Ringrazio quindi sentitamente Nacon per avermi concesso una chiave di gioco. E merci Nacon, merci. L'unica roba che mi sentirete dire in francese è merci, quindi va bene così. Va bene così. E ora, vedete che c'è già una partita salvata, stavo facendo delle prove. Quindi io andrei in questo video ad analizzare un po' più nel dettaglio cosa è cambiata nel cosa è cambiato, scusatemi, italiano importante, nella versione Pro Cyclist. Ma prima vi chiedo una gentilezza di cliccare sul mi piace, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni video in uscita sul canale. Questo è molto importante, ovviamente noi stiamo partendo con Pro Cycling Manager 2023, questo è il primo video in assoluto che registro sul titolo, la musica ovviamente di sottofondo la metto io perché è sempre uguale e mi dai copyright su YouTube, quindi ciao ciao musichetta. E beh, dovremo aspettare ancora un pochino prima di far partire le nostre serie, le serie che tanto conosciamo, che tanto abbiamo amato delle Pro Cyclist, e a sto giro faremo bene, ma bene sul serio, anche quella da manager, ok? Questo l'ho detto in alcuni video precedenti di questo, negli ultimi video di Pro Cycling Manager 2022, ora siamo in mano con il 23 e non perdiamo altro tempo, quindi andiamo a cliccare su Pro Cyclist, carico l'ultima partita. Faccio questa questa scorciatoia. Intanto per dirvi una cosa, siamo nella versione senza World Database, perché chiaramente il gioco non è ancora uscito. Se siamo fortunati, in qualche giorno, massimo una settimana, mi tirano fuori, mi cicciano fuori il World Database e noi da lì partiamo dritti come i treni nelle nostre carriere, senza problemi. Però qua voglio spiegarvi una cosa. Mi ricordo che durante la live che feci circa 2 settimane fa, Nacon mi diede questa incredibile opportunità di poter fare dei video, streamare per circa un'ora il gioco in super anteprima, quasi 3 settimane prima dell'uscita, tanta roba. Questa è una versione molto più stabile, ma ancora qualcosa che va aggiornato. Rilasceranno la patch day one 100%, anche se non me l'hanno detto, non glielo ho chiesto, ma è ormai consuetudine nel nostro mondo videoludico fare questo. Quindi non mi dilungherò, quindi saranno video anche relativamente brevi, però voglio darvele, snocciolarveli uno dietro l'altro appena scaduto l'embargo, quindi buongiorno, perché questo video uscirà alle 10 di mattina dell'8 giugno. Andiamo a vedere una cosa. Come vi ho detto durante la live, abbiamo notato che c'era un problema, potremmo definirlo problema, durante l'avanzamento di livello del nostro Pro Cyclist. Quando andava a fare un livello non c'era la possibilità di selezionare liberamente una qualsiasi un qualsiasi settore, diciamo, di crescita, quindi scalatore, corsa a tappe, scattista, velocista, insomma avete capito, o eventualmente selezionare un miglioramento del massimo, non del massimale, ma un'evoluzione del potenziale a lungo termine, sempre seguendo gli stessi valori, quindi seguendo quelli che sono banalmente i settori evolutivi, quello che può essere un nostro ciclista, quelli che vengono chiamati, ora mi sfugge il nome perché giustamente non mi viene in questo momento, sto prendendo anche del tempo per cercare di ricordarmelo, ma non mi viene in mente, fa niente, quindi le varie composizioni, la build, diciamo, del nostro personaggio, ma ce n'era una, alle volte due massimo, e non capivo il perché. Ho fatto una domanda ai ragazzi di Nacon in uno degli ultimi video, la live che fecimo qualche tempo fa sulle novità, diciamo, di Pro Cycling Manager 2023, Tour de France 2023, lo dissi, ma lo ripetiamo qui che credo che tanti più persone vedranno questo video. Quest'anno fare la Pro Cyclist sarà molto non difficile,
ma sarà molto più complesso di quanto preventivato negli altri anni. Molto banalmente, cosa sono queste preparazioni? Andiamo a vedere subito allenamento. I picchi di forma, posso dirvelo, li preferisco molto di più così perché mi fanno esattamente vedere quando e per quanto tempo il nostro ciclista andrà in picco di forma. Chiaramente siamo con l'abilità a livello 0, quindi non abbiamo nell'albero dell'abilità qui il picco di forma a 28 giorni, quindi dovremmo vedere un picco di forma massimo che dovrebbe arrivare nelle, questa è una settimana, questa è proprio è una settimana intera, quindi vedere i 3 come obiettivo A, che è una forma tra 95 e 100 e arrivare al top di gamma. Qui c'è la possibilità di arrivare a traguardo B e l'arrivo al picco di forma. Qua servono comunque 8 settimane per posizionare un altro traguardo, quindi c'è comunque un lasso di tempo minimo. Detto questo, settimanale. La preparazione specifica. Questa roba qui è di una importanza fondamentale. Al netto del fatto che ad oggi, ripeto, sto registrando prima della release, un po' di giorni prima, non ci sono ancora gli hint, quindi i suggerimenti, li vedremo poi in game dal lotto, voi quando comprerete il gioco lo vedrete tranquillamente fatto. Questi numeri sono importanti. Per quale ragione? Se vogliamo arrivare a fare un aumento di livello, noi dobbiamo avere queste statistiche almeno al 25-27%. Andrò a rivedere e mi metterò in sovraimpressione la percentuale corretta. E ragazzi, non si scappa. Se qua sei al 20% e fai un aumento di livello, in questa situazione che voi vedete qua sopra la mia testa, voi potete fare un aumento di livello solo di questa caratteristica, che è la caratteristica corsa a tappe, tour, questa corsa a tappe, montagna, cronometro, pianura, velocista, pavé, collina e dovrebbe essere crono. Anche se la crono è questa, non ho idea di cosa sia questa. Vabbè, lo scopriamo. In questo caso, io non posso, se faccio io il livello adesso l'ho fatto, ma in questo caso non avrei potuto fare niente se non corsa a tappe. Io ho fatto in modo tale, ho fatto delle prove, purtroppo non ho registrato perché stavo facendo altro, ero un po' concitato nel momento. Ho fatto una prova in questa settimana, la settimana precedente, noi ci troviamo qua dove è selezionato qui in alto. In questa settimana io ero arrivato allenando il tratto montagna. Infatti, quando sono arrivato a fare il livello dopo la corsa, dopo il Tour de Vességer, anzi no, prima in questo caso. No, in questo caso siamo qua, scusatemi. Vediamo se ve lo fa vedere. Perché no, la prima che mi fa vedere è questa, poi va avanti, vedete. Noi in realtà ci troviamo qui. Io ho fatto già delle corse, quindi noi ci troviamo qui dove c'è il pallino bianco, scusatemi questa piccola imprecisione. Nelle corse precedenti c'erano delle corse da fare che ho fatto e infatti siamo a primo febbraio, quindi il mese di gennaio, con l'avanzamento di livello del mese e le corse che ho fatto. E i vari punti che ho ottenuto seguendo quelli che sono gli obiettivi, che è quello rimasto identico, ho potuto trovarmi nell'albero di aumento di potenziale sia corse a tappe, questo, sia montagna. E infatti ho detto, bah, per un bravo corridore di corse a tappe è importante la montagna quanto la crono. E l'abbiamo visto con il nostro Felice com'è finita. Con un livello di crono molto basso, ti taglia le gambe, devi essere bravo anche in quella situazione, oltre a una situazione di stamina, chiaramente qua vedete Jordi Pinto, che è una creazione fatta da me, con montagna e quella MM sta per media montagna, quindi le salite, diciamo, uno sforzo tra i 10 minuti e il massimo quarto d'ora, mentre la montagna è proprio la salita di montagna da 20 km, roba lunga, insomma. Questa roba qua è molto importante vedere l'impatto che avrà in gioco, ma lo scopriremo più avanti. Ho potuto mandare avanti uno dei due potenziali. E attenzione, potevo fare solo l'evoluzione del potenziale, non il miglioramento specifico del ramo scelta di corsa, perché entrambi erano sotto il 75%. Quindi, ragazzi, è importantissimo.
è fondamentale tenere d'occhio questi numeri. Io vi dico una cosa, la proveremo strada facendo nella nostra carriera con il Pro Cyclist. Sarà un ciclista particolare, sarà un ciclista che prenderà parte principalmente alle classiche, quindi i tour, i Grand Tour. Proveremo a diventare dei cacciatori di tappe alla peggio, senza problemi, senza velleità di classifiche e quant'altro, magari provando a vincere, se riusciamo a vincere qualche classifica, qualche maglia, magari non di miglior giovane, ma magari quella a punti, chi lo sa. Hanno introdotto anche la maglia e il premio di miglior combattivo del torneo, di tutto il tour, di tutto il giro d'Italia, Tour de France e Vuelta. Una buona introduzione, sono contento di questa cosa. Però qui sarà molto importante tenere tutti i numeri alti. Ora, nella mia carriera con Pipigno e con Scalapassi, quindi stiamo parlando di circa 36 livelli a testa, quindi se la matematica non è un'opinione, 72 livelli fatti su entrambi. E i 72 livelli, sapete perfettamente che dopo un certo punto fai una volta a livello, puoi fare l'aumento, una volta no, una volta sì, una volta no, poi diventano due livelli no, uno sì, due livelli no, tre livelli no, uno sì, fino a che arrivi in fondo a livello 36, che lo maxi. In 72 occasioni, magari che di 72 saranno state una cinquantina di occasioni circa, che abbiamo aumentato, avuto la possibilità di aumentare o il potenziale o la flessibilità a lungo termine, avremo scelto nel 95% dei casi il miglioramento di potenziale. Questo perché voglio fare questo discorso, perché l'ho fatto, perché ad una prima occhiata dico occhio, perché bisognerebbe, se io voglio un domani dire vabbè, voglio essere un pochino più sprinter, quindi voglio aumentare la mia statistica di sprinter, devo darci dentro come un pazzo solo su sprinter, per arrivare qua a 75 fare un aumento di un miglioramento di modifica di potenziale, e al livello successivo tenerlo sempre entro il 25-30% di range per poter fare poi l'aumento di livello. Sì, banalmente così. Però ripeto, per quelle poche volte. Poi c'è da dire una cosa, siamo circa a un mese di gioco fatto in questa prova e vedo e noto con piacere che corse a tappe non è mai sceso sotto del 50%, quindi non vorrei che il ramo principale non diminuisca mai del 50%. Questo credo che sia stato fatto in maniera tale che il gioco, diciamo che i programmatori volevano evitare quell'occasione in cui il giocatore si dimentica di andare a modificare la preparazione specifica, va tutto sotto il 20%, metti caso, e fa un aumento di livello vuoto, che non permette di fare niente. Questo in teoria dovrebbe essere scongiurato dal fatto che sotto 50 la statistica principale non va. Questo è una cosa molto figa, molto interessante. Ripeto, rende molto più importante questa pagina di allenamento, ma tantissimo di più importante. Cioè, non c'è paragone alcuno rispetto alle stagioni precedenti. Tant'è che spesso e volentieri ve lo dico, Pro Cycling Manager è uno di quei giochi che non va comprato tutti gli anni. Lo dico anche andando contro quelli che potrebbero essere una gentilezza, una cortesia nei confronti di Nacon, che mi ha donato per il secondo anno di fila la chiave di questo gioco e di Tour de France. Quindi iniziano a essere 4 giochi in 2 anni, sono tanti soldi. Però mi rendo conto che lato utente la grafica è ferma al 2014. Ho visto dei gameplay di Tour de France 2014 e mi sono messo le mani nei capelli, perché è esattamente la stessa identica grafica. E a livello di modifiche di gameplay è molto lineare. Quest'anno c'è una statistica in più che potenzialmente può stravolgere tutto, e questa sezione che è completamente rinnovata. Certo,
è solo da tenere d'occhio. Non è questa gran cosa. Noi nelle carriere pro cyclist andavamo spediti verso i nostri obiettivi, quindi va bene così. Però è qualcosa di più. Quindi quest'anno vi consiglio l'acquisto subito così di Pro Cycling Manager 2023. Qua vedete, ma ne abbiamo già parlato nella live, nel video che è uscito circa 2 settimane fa, nella live 2 settimane e mezzo fa ormai, che è decisamente fatto un cambiamento completo della dashboard iniziale. Sono molto contento di questa cosa perché la mette molto vicino a quello che è la carriera da manager, che è banalmente una buona cosa, avere le cose abbastanza simili. E questa roba qui delle vittorie divise per competizioni alle 5 classiche importanti, quindi stiamo parlando, vedete, la Parigi-Roubaix, il GP di Sanremo, quindi la Milano-Sanremo, la Liegi. Quindi qua vedremo le monumento vinte, qua vedremo le vittorie di tappe, delle corse a tappe, qua le corse di un giorno e qua le classifiche generali. Classifica generale per vittoria a tempo, corse a tappe. Queste sono solo le classifiche generali. Qua le partecipazioni complessive alle grandi classiche, quindi alle 5 monumento e i 3 Grand Tour. Con il totale. Totale, corse di un giorno, tappe, classifiche generali. Questa roba qui non era specificata. Hanno fatto questo label fatto molto bene e vedo che hanno messo Tour de France 1, 2, 3 e 4. Questa... La maglia bianca del Tour de France la tolgono sempre. Fateci caso anche nelle prime carriere che abbiamo fatto, sia con Bibingo che con Scalapassi. Anzi, forse con Scalapassi non c'era già più. Le tolgono sempre. Quella con Gian Terenzo, andate a vedere. C'era la maglia bianca, dopo la tolgono. Non sa mai perché. Qua, maglia rosa, maglia azzurra, maglia ciclamino. E maglia bianca del Super Giro d'Italia, del Giro d'Italia, ok. Roja, Apua. Altri punti, giovani. Qua ci sono solo quelle dei grandi giri. Chissà se aggiungeranno. Lo spazio c'è di mettere 1, 2, 3, 4 maglie in più, 5, 6, che sarebbe il totale. Le maglie di campione nazionale, le due maglie di campione nazionale in linea cronometro e campione in linea cronometro europeo mondiale. Giusto 6 maglie, giusto una riga. Penso la aggiungano. Le abilità, ragazzi, sono sempre le stesse. Vedete che ho già fatto 2 livelli, sono livello 3. È rimasto tutto banalmente uguale, anche la squadra, con le richieste dei gregari, è identico. E la pagina dei risultati ha avuto un grosso cambiamento anche qua, ed è fatta benissimo, mi piace tantissimo, si vede qua sopra di me, si vede perfettamente il layout della corsa. Si vede chi ha vinto, qui per esempio ha vinto il nostro compagno di squadra della Total Energies, Manzin Lorenzo, che arriva dalla Loira, il tour of Saudi Arabia, qua il globale vediamo un po' tutto. È molto interessante, è molto bello, le classifiche l'hanno finalmente cambiate, ma queste le abbiamo viste già ultimamente che hanno cambiato completamente le cose. Qui chiaramente siamo già a febbraio, ma credo che per il primo anno non cambino nulla. Oh, guardate che bello che si vede i punti. Vedete chi ha fatto punti? Van Sevenant, Bellerini, la Philippe. Chiaramente la Sudalquista qua non ha i nomi, non ha i diritti, cose che noi avremo tranquillamente. La Ineos con Rodriguez, Toulet, Kwiatkowski. Sì, perché è molto bella questa roba qua. E c'è anche qua per la classifica per nazione. L'Italia con Rota, Trentino, Ulissi, Caruso, Mozzato, Pozzovivo, grande Domenico, con Sonny, piccolo. E qua vedete la classifica. Dal 28 settembre 2021 che c'è in testa Taddei. Quante cose ti direi, Pogaccia, che non si scala di lì. Le vittorie. Quante vittorie e l'indice squadra, questo classico, momenti chiave, è rimasto uguale, dei monumenti è rimasto uguale, tutto molto tranquillo e sereno, archivi regole. Io direi che per questo primo video su le novità della Pro Cyclist, scusatemi, è tutto.
vi ripeto, colgo l'occasione per di avere il gioco in anticipo, non per far partire subito una serie che sarebbe troncata, mozzata come quella di John Terenzio dell'anno scorso, ma per farvi vedere i cambiamenti e le modifiche che qua ci sono, sono tante e vanno approfondite. Quindi video ad hoc, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like se non avete ancora fatto, l'iscrizione al canale, un bel commento, la campanellina, ragazzi, a breve partiamo a getto, diretti, di testa, proprio così, contro la nuova serie di Pro Cycling Manager. Non vedo l'ora, veramente. Non vedo l'ora di vedere chi creeremo e quale sarà la sua storia quest'anno. Alla prossima, ragazzi. Grazie ancora per aver seguito il video fin qui.